Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ich sehe la voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the voice of the Andes HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Guangdiantai, di San Guangguang. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Pinerolo, in provincia di Torino, dove abbiamo in collegamento Angelo Brunero, radioamatore. Salve e benvenuto in trasmissione, Angelo. Ciao Dario, è un bel risentito a tutti gli ascoltatori. Ecco, noi abbiamo appena ripreso dopo la consueta pausa estiva e quindi diciamo che come argomento oggi vogliamo un po' parlare con te, che sei un radioamatore, insomma, di vecchia data, di fiere dedicate ai radioamatori. Ci abbiamo un calendario che si può scaricare dal sito dell'ARI, un calendario molto ricco. Credo che probabilmente in altri paesi non ci sia un calendario così ricco di manifestazioni dedicate ai radioamatori, e peraltro è anche sempre una buona occasione, no, anche per incontrare amici, per fare un po' di turismo. Ecco, tu che presumo hai girato un po', quali sono le fiere che ti hanno sempre colpito di più, che visiti più di frequente? Possiamo fare due chiacchiere su questo, Angelo? Ma certamente, guarda, io ultimamente riesco ad andare persino a Friedrichshafen, prima per motivi di lavoro era praticamente impossibile, e adesso sono 2 o 3 anni che riesco ad andarci continuativamente. Friedrichshafen in Germania, sul lago di Costanza, è sempre un'ottima fiera. Probabilmente non è più come i tempi d'oro di 10-15 anni fa, però secondo me vale assolutamente ancora la pena di andarci. Ecco, intanto questa perché... è una peculiarità, perché notavo appunto Friedrichshafen è una fiera della Germania, però la vedo addirittura inclusa nel calendario che viene proposto dall'ARI, no? Cioè è talmente visitata dagli italiani che si considera un po' italiana questa fiera. Ci sono tanti espositori italiani, ci sono tanti espositori anche dal resto del mondo, non solo europei, e soprattutto è visitata veramente da praticamente tutto il mondo. Io riesco sempre a vedere statunitensi, canadesi, argentini, brasiliani, ma addirittura australiani e cinesi, giapponesi, no, cinesi forse no, giapponesi sì. Cioè è incredibile come questa fiera raccolga veramente persone da tutte le parti del mondo. Se vuoi parlare con qualcuno, se vuoi anche solo esercitarti nelle lingue, perché la nostra passione è alla lingua comune, alla lingua franca dell'inglese, ma sai, l'inglese parlato da noi non è quello parlato dagli argentini o parlato dai giapponesi. E beh, comunque ci si riesce a sentire, ci si riesce a capire, è sempre veramente un bel incontrare persone. E diciamo poi ci sono una matrice, una vocazione oltre che europea, anche e soprattutto a livello mondiale, perché appunto, come dicevi tu,
vengono radioamatori da tutte le parti del mondo. Ecco, però se io non vado errato, adesso ci siamo un attimo, abbiamo puntato su Friedrichshafen perché è stata una delle ultime che si è svolta a fine giugno, se non vado errato, no? Però se non vado errato, nel passato queste fiere erano talmente popolari anche fra le case costruttrici di apparecchiature ricetrasmittenti che addirittura venivano sfruttate per presentare dei nuovi prodotti. Ecco, questa, diciamo, questa abitudine, questa tradizione è andata un po' scemando in questi ultimi anni, Angelo? Sì, sì, hai perfettamente ragione, però è anche vero che grossi nomi comunque sono presenti. Io ho visto Iesu e ho visto Icom. Iesu ha presentato, anche se non in forma molto eclatante, alcuni prodotti, ma lo stand Icom è sempre veramente pieno di novità e di prodotti e soprattutto di gente molto molto disponibile. Io sono riuscito a parlare con un paio di tecnici per alcuni problemi o per alcune informazioni che volevo sapere sulle mie radio Icom, e sono sempre gentilissimi e si fanno capire, guarda, sicuramente. E Angelo Brunero, ecco, a livello italiano che cosa possiamo dire fra le fiere più interessanti che ti è capitato anche in passato di visitare? Quali sono quelle che consiglieresti ai nostri ascoltatori di non mancare? Beh, sicuramente Novegro e Montichiari, Marzaglia, a parte che anche questa qua a Torino, io abito qui vicino a Torino, per cui poterle dire tutte, poterle visitare tutte non è possibile. Monbarone, che anche qui vicino a Torino è una cosa molto simpatica, perché è una cosa fatta in una cascina, ci sono antenne piazzate con tralicci, delle cose incredibili. Cosa dire per queste di Pordenone e di Pescara, ad esempio? Allora, io Pescara purtroppo non la conosco, ma Pordenone è sicuramente molto molto quotata, soprattutto per le cose di corollario che si svolgono intorno, quindi meeting, quindi gli incontri. Poi ci sono spesso, insieme alle fiere, ci sono anche delle premiazioni che vengono fatte per contest, per gare italiane, sia di costruzione sia di collegamento, quindi vale sempre la pena leggere i programmi e andare. Ecco, premiazioni, perché non a caso spesso quando c'è un evento, quando c'è una fiera, spesso vengono anche attivate delle stazioni speciali radioamatoriali. E peraltro credo che negli ultimi 10 anni c'è stata anche l'abitudine di promuovere delle conferenze che abbracciassero vari temi, no? A partire dalla protezione civile a quelli inerenti l'autocostruzione. Cosa si può dire su questo, Angelo? Sì, sì, appunto, siccome sono molto frequentate, è l'occasione per potersi ritrovare e per poter invitare persone che ne sanno più di noi o comunque che si occupano di aspetti specifici del nostro hobby e che, insomma, deliziano l'uditorio con cose sempre interessanti e sempre utili. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Ecco, io ogni tanto, soprattutto in passato, guardavo, no, alle statistiche che arrivavano da queste fiere. Si parlava di oltre 10.000 visitatori per quella di Pescara, un elevatissimo numero di visitatori anche per quelle in più città organizzate dalla Blue Nautilus, che è soprattutto l'Expo di Forlì, di Rimini, se non vado errato, anche di Erba. E che cosa si può dire circa, diciamo, i visitatori? E nota dolens, che cosa possiamo dire anche per quanto riguarda il meridione d'Italia? Mi pare che conclusa l'esperienza di Pompei non ci siano state altre fiere qui giù da noi.
Beh, io purtroppo non ho il polso della situazione, diciamo, da oltre i 200-300 chilometri oltre il mio raggio di azione. Sì, lo vedo anch'io nei calendari che non ci sono grosse cose, però sai, siamo stati fermi un paio d'anni per via del Covid. Le persone cominciano adesso a risocializzare, a ritrovarsi. È possibile che nel futuro queste cose riprendano, anche perché, ripeto, sono occasioni per ritrovarsi, per stare insieme, per vedersi. Ecco, ma diciamo che quando voi vi sentite in frequenza, no? C'è qualcuno sempre che si lamenta, però qui giù non si fa più niente, si fa tutto al nord, al centro Italia. Sai, a lamentarsi sono buoni tutti, poi però bisogna tirarsi sulle maniche, chi può... deve cercare di riprendere un po' in mano la situazione. Ci stiamo che a livello di meridione d'Italia, io sbirciando un po' sul calendario che ho qui sullo schermo mentre chiacchiero con te, vedevo che per esempio è rimasto ancora la fiera che si fa giù a Potenza, qualche altra cosa giù in Sicilia, nel passato quella là di Pompei venne trasferita a Capua, se non vado errato, però appunto c'è questa difficoltà nello sviluppare, anche se nel passato, ad esempio, ricordo anche personalmente, perché ci avevo partecipato qua con il giornalino che facevamo qui a Napoli, Times News, c'era una parentesi nell'ambito del salone della nautica, il Nautics Sud, che credo che per 3-4 anni di seguito ci fu una rassegna dedicata al radioamatore. Ecco, secondo il tuo parere, no, tu che anche tu stai leggendo, hai davanti questo calendario di fiere per radioamatori, secondo te che altra cosa interessante si potrebbe diciamo organizzare per rendere ancora più interessanti queste fiere, Angelo? Ma guarda, io credo che chi organizza queste cose sta cercando veramente di trovare qualsiasi argomento e qualsiasi cosa che possa ridare il gusto alle persone di trovarsi attorno alle cose del nostro hobby. Da una parte ci si lamenta che magari in questi mercatini, in queste fiere, ci sono troppe cose che sono poco inerenti alla nostra attività. Dall'altra capisco anche che per coprire i costi purtroppo non puoi fare meno di invitare venditori di cose che in qualche modo sono di corollario alla nostra attività. Ecco, cerchiamo di capire questo: non possiamo pretendere di avere solo e sempre soltanto apparecchiature, antenne e queste cose. Cerchiamo di capire anche chi organizza queste manifestazioni ha bisogno di ritornare a casa dei suoi soldi. Questo mi sento di dire verso persone che sono polemiche. A conclusione di questa chiacchierata intorno alle fiere che si svolgono in Italia dedicate al radioascolto, al radiantismo, radioamatori, elettronica in generale, noto che c'è stato anche un forte seguito anche dalla parte della stampa specializzata. Credo che le grosse riviste di elettronica, ma invece ce ne sono state alcune che hanno chiuso i battenti, però ci sono ancora delle riviste che poi hanno fatto dei resoconti, no, di queste fiere. Ecco, cosa possiamo aggiungere su questo, Angelo? Che questa è una bellissima cosa, perché sui resoconti, che sono una buona pubblicità, si può costruire e si può far vedere alle persone che esistono queste cose e che vale la pena di andarle a visitare, perché è lì che si trovano le persone, è lì che si trovano le cose, specialmente quelle che purtroppo non troviamo più nei negozi, magari anche cose vecchie, antiche, dalle valvole ai condensatori. È sempre più difficile trovarli, nelle fiere si trovano. Ecco, diciamo che fortunatamente, anche se sono poche le fiere che hanno avuto questo onore, poi c'è stato anche qualche quotidiano a tiratura o locale o nazionale che fortunatamente si è occupato anche di queste rassegne. Ecco, Angelo, io direi che la nostra chiacchierata può concludersi qui. Hai qualche altra cosa da aggiungere? Spero di vedervi tanti nelle fiere. Io ripeto, non vado molto in giro, ma quelle di zona le frequento.
frequento e spero veramente di ritrovarvi numerosi per un caffè, per una bibita e per l'acquisto di qualche cosa che cercavamo da tempo che non riuscivamo a trovare. Da Pinerolo in provincia di Torino, Angelo Brunero, grazie per essere stato con noi, a risentirci. Grazie Dario, un saluto caro a tutti. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Si chiama Dead Drop, un progetto vecchio già di 10 anni con l'obiettivo di unire mondo fisico e digitale. Chiavette USB conficcate nei muri di tutto il mondo, da cui prelevare file e caricarne di propri, agganciando computer e dispositivi compatibili, anche tablet e smartphone. Un network P2P anonimo in luoghi pubblici, come lo ha definito il fautore Aram Vatol, un artista di Brema che nel 2010 ha pensato ad un modo per sbloccare le potenzialità della comunicazione digitale anche in assenza di internet. Al mondo ci sono oltre 2700 punti simili con chiavette al muro, poco meno di 100 in Italia. Dead Drop è sicuramente un'idea interessante, non priva di criticità come il transito di virus, ma la community che si raccoglie intorno a deadrops.com cerca di tenere aggiornata la mappa delle chiavette pulite per evitare i rischi. Il fenomeno sembra riacutizzatosi dopo anni di silenzio. Solo in Italia sono nate decine di chiavette USB posizionate in luoghi più o meno centrali, come il Foro Bonaparte a Milano, Piazzale Aldo Moro a Roma, ma anche località turistiche, da Grosseto a Catania, Venezia e Napoli. Sul portale del progetto è presente persino un tutorial su come installare le chiavette. Si parte con un buco nel muro, chiavetta senza protezione esterna per renderla più sottile e cemento a presa rapida. Tutto molto borderline e chiaramente incurante del codice civile, soprattutto in posizioni di valore storico e artistico, dove nulla può giustificare un'installazione del genere. È un po' paradossale considerare come proprio nel momento di ritorno in auge di Dead Drops il mercato faccia notare un aumento di ricavi per il segmento delle chiavette USB. Il motivo forse è l'uscita di moda dei masterizzatori e ingombranti hard disk. Le cosiddette pendrive rappresentano la soluzione ideale per chi cerca un modo per conservare i file più importanti, garantendo la massima portabilità. Ah, nell'era dell'internet onnipresente, non bisogna sottovalutare l'utilità di una chiavetta USB, uno dei pochi modi per non rinunciare a foto, video e documenti di ogni genere quando si è sconnessi dal web o semplicemente non si vuole passare per servizi di terze parti a cui affidare il trasferimento delle informazioni. L'Italia ha ora a disposizione un efficace strumento per proteggersi dalle inondazioni grazie a FloodApp, la piattaforma basata sull'intelligenza artificiale sviluppata da Google. Questo innovativo sistema offre previsioni accurate delle inondazioni fluviali, indicando con precisione quando e dove si verificheranno tali eventi in tutto il mondo, coinvolgendo una popolazione complessiva di 460 milioni di persone appartenenti a 80 paesi diversi. FloodApp è il risultato della collaborazione tra Google e altre organizzazioni e rappresenta un passo significativo nella gestione delle emergenze legate alle inondazioni. Una delle notizie più entusiasmanti è l'inclusione di 60 nuovi paesi nel sistema, tra cui l'Italia, che ora potrà beneficiare di questa tecnologia avanzata. Sarà possibile visualizzare dati e previsioni sulle inondazioni a livello locale fino a 7 giorni prima dell'evento. Il cuore di FloodApp è costituito dall'intelligenza artificiale, che sfrutta diverse fonti di dati pubblicamente disponibili, tra cui previsioni meteorologiche e immagini satellitari. Questa tecnologia all'avanguardia unisce due modelli fondamentali: il modello idrologico, che calcola la quantità di acqua che defluisce nei fiumi, e il modello di inondazione, che prevede con precisione le aree che verranno coinvolte e la profondità dell'acqua. Purtroppo, la copertura dell'Italia è ancora limitata. Le zone monitorate sono la pianura padana col bacino del Po, la Dora Baltea nel Canavese, il fiume Liri tra Lazio e Campania e sempre in quest'ultima regione il fiume Sele nel Salernitano. Il fondatore e CEO di Snapchat Evan Spiegel il 26 ottobre sarà ospite di un appuntamento del ciclo I nuovi incontri dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori, un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro. L'evento inaugura l'edizione 2023-2024 de Il Quotidiano in Classe, progetto di media literacy a cui partecipano 18 testate promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani Editori presieduto da Andrea Ceccherini. Tra i temi che verranno affrontati durante l'incontro, moderato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, l'importanza della conoscenza e consapevolezza degli strumenti offerti dalla rete e del loro corretto utilizzo, in particolar modo tra i giovani. Altro tema, quello delle fake news nell'era dell'intelligenza artificiale. L'incontro con Spiegel per Il Quotidiano in Classe si spiega ancora. Si inserisce in una serie di incontri promossi da diversi anni dall'Osservatorio Permanente Giovani Editori, che hanno consentito agli studenti delle scuole italiane coinvolti nei suoi progetti di confrontarsi con alcuni tra i più importanti esponenti del mondo dell'high tech, del publishing e con i grandi leader della Silicon Valley.
Apple brucia 200 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato in due giorni, con gli investitori allarmati dalla possibilità che la Cina vieti l'uso dell'iPhone per i dipendenti pubblici. Ciò proprio mentre Cupertino si prepara al lancio di un nuovo device, in un momento dove peraltro in Francia era stato bloccato l'iPhone 12 per eccessiva emissione di onde elettromagnetiche. Insomma, niente una buona pubblicità. Paletti cinesi al suo dell'iPhone, con Huawei che guadagna terreno contro Apple e Samsung, da sempre leader del mercato mondiale degli smartphone. Gli analisti prevedevano che l'iPhone 15, lanciato a giorni, avrebbe segnato il grande balzo di Cupertino, facendola affermare per la prima volta come il maggiore produttore di smartphone al mondo per volume. Ma la possibile stretta cinese con ripercussioni in borsa mette tutto in discussione. Secondo Bank of America, Apple realizza in Cina la vendita di almeno 50 milioni di iPhone all'anno e un eventuale divieto per i dipendenti pubblici si tradurrebbe nella perdita di 5-10 milioni di vendite. Dalla Cina arriva anche un'altra minaccia per Apple. Huawei, il colosso, ha lançato nei giorni scorsi il suo ultimo smartphone, il Mate 60 Pro, che sembra in grado di offrire la velocità del 5G nonostante gli sforzi degli Stati Uniti di limitare la capacità di Huawei di mettere le mani sulle ultime generazioni di chip. E a quanto pare gli avvertimenti circa la sicurezza informatica dei dispositivi cinesi non sempre viene accolta dai consumatori, che chiaramente guardano semplicemente ai costi più bassi. Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.